Ma se poi iniziamo un video mentre mangiamo, scusa. Ovvio, ovvio. È tutto più realistico, giustamente. Il bello è che in primo piano ci sono io, no? Dopo. No, non è giusto, è che vieni di qua, non è giusto. No. Perché sono primo piano io? Io voglio stare nell'angolino fantastico. Stavo cercando il mio telefono, ma è sparito. Poi ho capito, c'ho accanto uno Juventino, quindi... Si va a fare un culo, io ho taggato il portafoglio, chiavi, cellulare, la macchina che ci vuole parcheggiare. Sta zitto, bastardo. Mi passi l'acqua e mi rubate anche quella. Sta zitto, te, che sono sozzo nero. Guarda, solo uno Juventino può lasciare il sugo. Solo uno Juventino. Ciao, il mio coglione. Guarda che animale, ragazzi. Mamma mia. Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. E adesso ci monteremo il cannone. Ragazzi, non so se è più preoccupante essere accanto a un milanista, uno Juventino, o il milanista che mangia il tiramisù senza caffè. Devo ancora decidere. Affacca! Beh, il tiramisù è a te, vero? Affacca il caffè! Ragazzi, non, smettete di seguirlo, dopo questo, cioè, non potete, non è fattibile. Io senza il caffè, per esempio, la mattina sono uno zombie, quindi... Io sono uno zombie, ma resisto. Ho bisogno del caffè, e ho bisogno di vedere... La Juve morire! No, mi dissocio! Fa un culo! Si scherza! Juve merda sempre! Cane di Dio! Ci pensi Adriano con i popcorn mentre noi... Ci pensi io che mi sto premontando un cannonello? Ragazzi, non è vero, in realtà è tabacco, eh! Sì! Per i pubblici ufficiali è tabacco, tu sorella, è tabacco! Magari si fa! Mamma mia! Sei bellissimo! Allora, se la Juve non dovesse vincere... Dal collo in su sei bellissimo! Ma come ti permetti? Ho capito dopo! Vabbè, comunque, facciamo baciare questo al CRI se la Juve non vince, eh? Troppo larga, pare abbia... Pare sia incinta di quei. Ma raga, vi assicuro che non sono così grossi. Solo che, cioè, è... perché il serpente ha creato abbastanza sborra l'anno scorso. Sì, interista vaffanculo. C'è un pianista di merda accanto e l'altro, vabbè, anche lui, cioè... Quindi se perdi ti possiamo abbracciare non coprirmi. Non coprirmi, ma sei in un angolino, mettiti qui, Dio. Ma lei ti sei detto? È rincoglionito. Sì, dovrà un attimo, regalo. Questo qui è un buffone, dove, mamma mia. Ma lui è un buffone, dai. Oh. Allora appare in giro, doppietta di Kostic, Dumfries e Di Marco. Ci metto la firma. Oh! No, era troppo lungo. Io che schifo, porca puttana. Nel caso potrebbe servirmi a tirarmi su. Di bonus, tiriamo da 6 e mezzo. Bella! No! Dzeko come Lukaku! Sai che ho pensato alla stessa cosa. Vabbè, due cose un po' diverse, eh. A quadrato in pressione su di lui per parole certezza, occhio alla possibile deviazione, arriva in piazza, no! Vedi il fantacalcio è una merda, no. Tiro lì e ci sta, era bello. Alessandro prende campo, ma gli è un razzo, ma scatta mio cane, non scatta più io quadrato. Insomma, la Juve non ce la fa, la situazione di merda. È appena iniziata. Insomma, bella! Butta in mezzo! Lo sbaglia, non è finita. Che scatola! Che sicuro è? Un po' di traffico dell'anima, direbbe Ligabue. Uno che pensava sì? Che non se la mette certamente. Vai, non c'è nessuno. Lo dicevi tu, qui invece la soluzione c'era dopo. Porca droga. C'è la parte buona del tiramisù e il caffè, cazzo. Va bene. Ma che cazzo fai? Sapevo che sarebbe stata posta. Ma che io. Stava a fare l'Eurogol, Bremer, Dio. Stava a
fare il gol della Madonna. Io lo sapevo che sarebbe stata dura, per quanto la Juve sia scarsa quest'anno, con noi è sempre così, ragazzi. È un derby alla fine. Magari poi perdono col Verona, ma è con noi, danno tutto. Gli ho messo la mano in bocca. Se segnava Bremer in mezzo alla rovesciata, io me ne andavo. Se segnava Bremer in mezzo alla rovesciata, anche perché poi non avresti segnato più. Sì, appunto. Mi infieriamo. Quadrato è libero. Cazzo fai? Mezz'ora per un passaggio, porco dio, ritro i 20 metri. Io certe volte li appenderei tutti al muro. Sapete il passaggio sbagliato, eh? Adesso è un film già visto. È un film già visto, adesso con la costruzione dal basso. Bro, sono interista, la costruzione dal basso è arte del mestiere, lo dico sempre, quindi c'è. Ma perché Barella c'ha le mani corte qua? Vabbè, perché fa più freddo alle mani. C'è una difficoltà un po'. Sì, ho capito, cioè, come andare in giro mutande con una palla di fuori. Cioè, guarda come siete chiusi, guarda come siete chiusi. Maledetti. Ma il problema è che poi riprendiamo contro voi. Scommetto. La battuta con Mancini in mezzo, la reazione, no! Doppia deviazione, pallone largo. Alla fine pericoloso. Che è successo? Gli ha toccata. Prima deviazione tesa, seconda deviazione, porta sicura, palla larga. E sono mamma mia! Che la... cazzo Dio bestia! Secondo me gli ha fatto perdere, diciamo, quell'angolo. Ha ereditato i poteri di andare, Vic. Già ci ha pensato ieri Tatarusano. Ma davvero? Sì, butta! Ripartenza per Dzeko. Che ripartenza per Dzeko, che è una mummia. Bel giocatore e tutto, ma Dio ca. È il tronco del Zium, Dzeko, Dio vero, veramente. La situazione si era fatta complicata. Barella col petto, grande giocata. Partita da 0-0 comunque. Sì, però era sì. Cosa ti dice Rabiot se lo fa incazzare? Guarda, guarda, ma Rabiot. Ti rendi conto cosa devi sentire? Fa ridere Adri. Adri veramente... Vedi che sono i 9 nella prova tre quarti a caso? Ma è per questo, Fran, non riusciamo a sfondare, sono tutti dietro. Perché sempre lì. A me fa ridere Skriniar quando prende la palla e parte in corsa. Corre tipo tutto così. È bellissimo. All'angolo dell'est. Cosa? Dov'è? Dov'è? Io mi rovescio. La testa di Skriniar. Il destro di Barella, la testa di Bremer, il petto di Lapino. Sì, poi il cazzo di Puma. Che ma è riuscito a fare qualcosa? Porco Dio, davvero. No, allora, se entra Bonucci, se entra Bonucci avremo un solo obiettivo, non vincerla, spaccargli le gambe. Ma proprio spaccargli tutto, eh. Sì, se è lei che sei nel campionato. Allora, okay, cercare il movimento da parte di Barella, Barella si coordina, dunque! No! Anche se non ti fa per la vittoria, è fatta! Sei veramente poco forte. Vabbè, raga, non era facile. Non era facile. Mi serviva per il fatto, ma cioè, se riguardate l'azione, non era facile perché regolare, c'è un quadrato. Dio, vedi, è tutto così, controbalzo. Secondo me, Çalhanoğlu, palla morbida, deviata in mezzo a cercare Dzeko, anticipato. Si coordina Cerbi, prova. Te l'ho detto! Dai ragazzi, dai. Si coordina Çalhanoğlu, possibilità per uno contro uno. Va Çalhanoğlu! Il riflesso di Szczęsny che la lunga e calcio d'angolo. Ma che traiettoria ne ha trovato Çalhanoğlu. Madonna, si è abbassata all'ultimo, questa era pericolosa. Questo è il pallone che va. Dai ragazzi, spingiamo, se ne trova il gol. Tanto guarda, io ho questa brutta sensazione, non segniamo e lo pigliamo. E fa il gol Kostic, cazzo. No, Barella, mi ricordo il finale. Che bestemmia. Figlio di puttana! Ma che cazzo? Guarda sto bastardo! Non so se voi state a guardare la partita, ragazzi, ma dai, gol ce lo meritiamo, porco due, Mamma mia, grande fagiolo! Non ci voglio più. Kostic, qualche Kostic! Mi senti per il fanta! Kostic, qualche Kostic! Kostic, qualche Kostic! Kostic, qualche Kostic! Rabbio! Rabbio!
cazzo, Dio cane, è veramente scandaloso. Io lo sapevo, non ho fatto un cazzo la Juve. Kostic, perché Kostic? Dopo che non superava neanche a metà campo. Cioè, mamma mia. Che cazzo ti ha fatto esterno? No, più che altro guarda Onana che cazzo fa. E ti segno la traiettoria impossibile per Onana. Sì, l'arrivo ha segnato nel modo... Non mi è garbato. Fai da coglione. Chi è stato sempre seduto, si alza in piedi e fa con la Juve. Meritatissimo, veramente. Io, come lo sapevo, ma guarda che ve l'avevo già detto, ve l'avevo detto. Se c'è un via del calcio la dobbiamo pareggiare subito perché non è possibile. Ma io mi comincio a superare a metà campo dopo che ha fatto il gol. Mi pare giusto. 5 gol di Rabiot. Ammonisci che babbaro. Ammonisci che babbaro. Oh, hanno ammonito il kebabbaro. Che peccato, vai a fare kebab. Zen. Oh, ragazzi, avete il telefono? Perché scusa, allora mandate un messaggio ad Ake. Veramente sono scandalizzato dalla mia ragione, perché tanto lo so. No, però io pago e te stai zitto. Guarda, guarda cosa sul che Kostic. Sei coglione. Ti giuro, guarda, non me ne capace. La mia problematica è semplice. Primo tiro un po'. Strano, dopo anni di chiunque dovresti essere abituato. Ma non volevo vederlo qua, in questa partita. Un cavallo pazzo. Pure sembra stia scappando dalle guardie. Hanno trascorso la morbida in mezzo. Io cane. Non può nulla. Dio bestia, Dio cane, dietro e ha trovato il tocco vincente. Bremer, forse Danilo, comunque tocco vincente per il 2-0 Juve. Bremer con nera, Danilo per il 2-0 bianco nero, la testa di Locatelli, l'espressione di Inzaghi, il pallone velenoso che Onana ha solo visto ma sul quale non è riuscito a intervenire. Assist di Kostic, quel che è Kostic! Simone se n'è andato! Ora si Simone! La verità, il dubbio che la mano fosse la sua è venuto, eh! Ah, sì. Marotta ha chiamato! Trin 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 trin! Marotta! La sensazione è che sia... Era sua, lo sapevo! Ho tolto la maglia maledetta, l'hanno annullato, è incredibile! Ha chiamato Marotta! Aspetta, guarda, non la metterò mai più, questa qui userò solo quella che mi ha comprato la Giada, questa qui non vedrà mai più il mio corpo, mai. Ma è quadrato, ti pare che stia facendo... È Alessandro Zinzano. È Alessandro, ok. Sembra un topo, Dio bestia, porco Dio, con quei cazzo di denti di merda che c'ha. Fagioli. No, porco Dio. Posso tenere ancora da niente. Mi serve il gol di Dumfries, mi serve il gol. Io mi devo fare per... Ora è il momento del 10-1 come formazione. Sì. È quel momento. Ha messo proprio Chiesa per di contropiedi e basta. Chiesa solo. Torna a giocare un pezzo di Serie A. Il paradosso è stato quello che... La pareggio Correa. No! Non si fa. No. Lautaro. No! Dio cane. Pallone ancora lì. Dio bestia, Dio porco. Dio di tu, ma puttana. Porco Dio. Dai, tu fai il gol di lì. Pallone in mezzo a due. Fallo. Non c'è niente. Io voglio questa partita. Cioè, peggio di così non poteva tirare. E certo, togliamo Skriniar che è già munito. Perché ovviamente... Ma di chi entra? Chi... Oh, dai, dillo Inzaghi. No, entra Pasquale Lautaro. Kostic! Dai, ragazzi! Mio cane, cosa succede? Perché non ha avuto la Chiesa? Perisce ragionare, poi cade tutto verso... Kostic, quel che è Kostic! Dio, cane! L'ha presa un altro. Io cazzo, c'era gol. Se non c'erano i portieri, le partite finivano 70-70. In che vuol dire? Io non concepisco come facciamo a perdere con
voi, per esempio. È veramente assurdo. Manca quasi un quarto d'ora. Ma perché? Ma te, quanto, lo giuro, le leggo pure io le partite. Che ti ho detto prima? Si sta giocando molto meglio. Si piglia gol. La vittoria in finale. Altro appoggio, possesso. La vittoria in finale. Bene, finale. Se si fa un gol, è il dio del calcio. Io, fra, ho visto soltanto giocare da una metà campo. Finora. E perdiamo. Ma perché siamo noi? Dio cane, ma non è possibile. Non si può fare una partita così. Abbiamo uno che sa fare un cazzo di lancio. Sono tre di cambi, Zaghi e collaboratori. Quello prima mi ha detto perché non l'ha passata a chiesa. Raul Bellanova, Dio cane, scriveva una di compagna di classe. Radio sessuale, porco Dio. Dopo averlo preso per il culo per 2 anni. Pronto, Catelli! Perché non hai tirato? Perché sei un fuori d'aria? Cosa ci vuoi che Kostic? Cosa ci vuoi che Kostic? Cosa ci vuoi che Kostic? Kostic! Cazzo la passi! Fagioli! 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 Fagioli, cazzo! Fagioli! L'ho detto che stendiamo Fagioli, cazzo! Tanto è stata una squadra di merda. Fagioli! Si è passati da una potenziale occasione. Immeritatissimo, spero voi fagliate. Squadra di merda, Dio becce, guarda. 2-0, 2-3 tiri in porta, 3-3. Madonna, che io voglio. C'è da... Io rega voglio. Da... C'è lì se Brozovic andava in porta e faceva gol. Due assist di Kostic, ho vinto. Madonna. Ho vinto. Mandate un messaggio ad Akan. Rigolino. Vabbè, via, non c'ha più senso. Per me può anche finire qua. Tanto perdere con una squadra di merda, di scazzi del cazzo che giocano solo così, non lo voglio vedere. Noi polli che non abbiamo segnato, ma a me perdere con una squadra di merda come la Juve non ci può. Prima Juventino che mi dice che hanno meritato, gli do una puntata in testa e lo mando all'ospedale. Raga, a me mi sembra di essermi fatto 10 miliardi di seghe. Oh, monte! Chiesa, chiesa! Chiesa! Madonna, se segnava Chiesa, se segnava Chiesa, se si vinceva 3-0 contro l'Inter. Penso 20 anni sta cazzo di partita di merda. Interista, chiacchierone, sogna sotto l'ombrellone, tricolore, coppe varie. Ma cosa cazzo canti che farti cagare? Ma cosa cazzo canti? Stai coglione. Una crescita che la Juventus superiente che si è interessata di la sconfitta interna davanti al 3 aprile finisce qui, finisce col 2-0 sotto il segno di Kostic con i gol di Rabiot e di Fagioli. La Juve dopo un primo tempo complicato nella ripresa si prende i 3 punti, fa un grande balzo in classifica e dà una svolta anche psicologica al suo campionato. Oh, ma che cazzo di partita.